io non ho avuto il privilegio di conoscere Nietzsche, di l'ho incontrato come pensatore nei libri, e oggi volevo appunto riflettere su un concetto che appare esplicitamente nel pensiero di Nietzsche solo negli ultimi 6 anni, in particolare le due forse ultime testimonianze del suo pensiero, cioè dell'intervista a David Hale, pubblicata col titolo The Corruption of Christianity, e In the Rivers North of the Future, Fiumi Nord del Futuro, che il sottotitolo presenta come il testamento di Nietzsche, raccolto dallo stesso Hale. Si tratta, come sapete, di due testi che in parte si sovrappongono e si ricalcano, ma in cui è innegabile, credo, che Nietzsche inteso vuol dire, se non un testamento, almeno una chiave di lettura da sopra. Anzi, la tesi che io propongo è che è dalla corretta interpretazione di questa espressione, mysterium iniquitatis, che dipende anche la corretta comprensione del pensiero di Nietzsche, in particolare della sua lunga, straordinaria battaglia contro quella che per intenderci possiamo chiamare la modernità. Io penso infatti che se la critica di Nietzsche della modernità è incomparabilmente più pregnante di quelle che sono state prodotte negli ultimi 50 anni, sia a destra che a sinistra, ciò è appunto per il suo spessore teologico, da cui non può essere separata. Tra l'altro io ci tengo a dire, ho incontrato tardi il pensiero di Nietzsche, ma penso che un pensiero oggi che non si misura con la critica che invece è morto, non vale nulla. Io vengo oggi a parlare proprio di questo spessore teologico. Nei due testi che ho citato, Nietzsche lega strettamente il tema del mistero di Iniquitatis alla sua tesi nota della corruzio optimitessima, cioè della corruzione del pervertimento della Chiesa che diventa la matrice di quella forma speciale di male che definisce la modernità, secondo me. Nell'intervista del Schele, Nietzsche sottolinea con enfasi, per lui cosa inconsueta, con enfasi particolare, questo nesso costitutivo tra corruzione della Chiesa e della modernità. Cito: come spiegare questo male straordinario che non si è visto in altre società, ma solo là dove è stata importata la società occidentale? E qui, a mio parere, il mistero iniquitatis mi fornisce una chiave per comprendere il male di fronte al quale oggi sono e per il quale non so trovare parole. Come uomo di fede dovrei chiamarlo il misterioso tradimento, la perversione di quel tipo di libertà che i Vangeli hanno portato. Ora, quello che ci ho palettato qui, impreparato, come stai parlando veramente, ho evitato di dirlo per 30 anni, vedete, sotteso che assumerà la responsabilità di farvi dire questo in questo momento estremo, sottolineo in questo momento estremo, non è solo penso alla vita, la biografia di Nietzsche, la sua vita, ma anche in questo momento estremo della storia della società. In un modo in cui gli altri possono sentire. In altre due parti dell'intervista, questo adesso chiaramente ribadito, ho messo in forte connessione, ma come già avete messo in connessione col tema escatologico della fine dei tempi. I profeti, scrive Luigi, annunciavano, cito, il mistero del male, il mistero iniquitatis. Annunciavano che la Chiesa era, ovunque fosse, l'ambiente nel quale poteva abitarsi l'Anticristo. Annunciavano, ed è qualcosa di biblico, il mistero del male ultimo che condurrà il mondo alla sua fine, una fine che è già presente, ma che viene ritardata. Ciò che colpisce del passaggio dalle primissime generazioni cristiane alla cristianità dell'Europa occidentale è il fatto che questo mistero del male di cui ideali della Chiesa scomparve dagli insegnamenti della Chiesa e dalla preoccupazione. Lo si ritrova più volte nelle preghiere, negli scritti e nelle prediche di mistici e provatori, ma la Chiesa romana e anche la maggior parte delle Chiese riformate non incarnano la fede. Più avanti, nello stesso
spesso il nodo tra mistero del male, chiesa, modernità e scienza moderna, c'è qui, ci stringe proprio un nodo tra questo mistero e l'iniquità, se cercheremo di capire cos'è. La chiesa, la modernità e la scienza del mondo. Dice, sembra qui che il mistero e l'iniquità, che ha covato il mondo, dice nella storia della chiesa, si manifesta oggi in piena luce, in una prospettiva chiaramente apocalittica. Scinto perciò attribuirmi l'idea che la nostra sia un'epoca post-cristiana sarebbe completamente sbagliato. Io credo che la nostra sia l'epoca più esplicitamente cristiana, che potrebbe essere molto vicina alla scena del mondo. Ecco, mi pare che no, per le citazioni sia necessario raccogliere l'invito di Illich, che il passo citato evocava discretamente il testo da cui proviene l'espressione esterna. Non avete da leggere il Nuovo Testamento, naturalmente lo sapete, si riferisce al fatto che questa espressione si trova nella seconda lettera dei Tessalonicesi, di Paolo, in un famoso passo. Ecco, mi pare necessario quindi tornare a questo testo, e anche perché l'affermazione di Illich, secondo cui il mistero è scomparso dagli insegnamenti della Chiesa, mi pare vada recitata. È vero che è scomparsa, ma più precisamente ciò che è avvenuto è che una nozione del mistero del male, che aveva il suo senso proprio soltanto nel contesto escatologico, è stata estrapolata da questo contesto e trasformata in una specie di nozione ontologica, ontoteologica e temporale, che trasferisce in Dio stesso il mistero del male. Dopo le due guerre mondiali, lo scandalo davanti agli orrori, spinto a difendere filosofi e teologi, fondandosi sul momento teologico di Cristo, a radicare in Dio stesso il mistero del male. Non la cosa mostruosa, caco che non diceva, cioè una giustificazione del male attraverso la chiesa, con un totale oblio del suo significato escatologico e storico. Così l'Università Gregoriana ha potuto pubblicare nel 2002 gli atti di un convegno in cui il testo della lettera Paulina non è mai citato, cosa che lo stupisce dal momento che poi si poteva leggere invece nel libro che, cito, il mistero del male è una realtà della nostra esperienza quotidiana che non riusciamo a spiegare o a dominare. Mi pare purtroppo che anche autori come Sergio Pinzio, che ci cita con simpatia, che rimproverano la Chiesa l'abbandono del finiscono anche loro con trasformare questo dramma storico della fine dei tempi in una struttura autoteologica. Si tratta certamente di un gesto gnostico, o come suggerito Fabio, di un gesto semi-marciolita, che oppone non due divinità, ma due attributi della stessa divinità, in una sorta di ambiguità originale. E soprattutto nei filosofi si ispira ad una miscela tra l'ultimo scena. In ogni caso questi teologi e questi filosofi finiscono per dare al male un'assise teologica. E quello che vorrei dimostrare dice che in Illich il senso di questo, dell'uso di questo sintagma è completamente diverso. Quindi farò una breve adesso analisi del testo paulino, perché mi sembra necessario proprio perché questa interpretazione potrebbe dire costringere sul pensiero di Illich, pretendendone e alterando. Permettetemi di leggere rapidamente il passo, per chi non lo conosca, la seconda lettera che sono scesi 2.12, da qui il 10 tra le scese. Vi chiediamo, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo nella nostra riunione con Lui, di non lasciarvi subito turbare nel pensiero, né farvi spaventare da ispirazioni o da discorsi o da una lettera che si pretenda nostra, quasi che il giorno del Signore fosse. Non vi inganni nessuno, oppure posso indicare se è già arrivato. Non vi inganni nessuno in alcun modo, poiché se prima non verrà la apostasia che si manifesti l'uomo dell'anomia o del peccato, il figlio della distruzione, colui che sta contro e si leva al di sopra di tutto ciò che è detto Dio e oggetto di culto, fino a insediarsi nel tempio di Dio mostrandosi. Non ricordate che quando ero presso di voi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che
affinché sia manifestato a sole. Il mistero della novità, questa è l'espressione che la Vulgata traduce il mistero dell'iniquità, il mistero della novità, il mistero della novità, letteralmente dell'assenza di Dio, è già in atto, solo che sia tolto di mezzo colui che la tiene. E allora sarà disperato senza legge. La luce di Dio, che il Signore Gesù annienterà col soffio della sua bocca e renderà inoperante con l'apparizione della sua presenza, della sua parossia, la cui venuta dell'uomo di lingua sarà, secondo l'essere in atto di Satana, con ogni potenza, miracoli e falsi prodigi e con ogni inganno dell'ingiustizia per coloro che si perderanno, perché non accolsero l'amore. Questo è il passo qui si riferisce quindi. Il passo che vedete si riferisce quindi alla fine dei tempi. Quando la Chiesa si interessava ancora all'escatologia e non aveva chiuso il suo ufficio escatologico, questo passaggio straordinario era naturalmente mosso e attirato dall'abilità ermeneutica dei padri della Chiesa, da Ireneo, Angelolamo, Ippolito e Agostino. L'attenzione degli interpreti si era concentrata soprattutto sull'identificazione di questi due personaggi. Questo colui che intertiene, su cui cerca di compito che intertiene, e l'altro l'uomo dell'anomia, l'uomo del peccato, semplicemente senza legge. A partire da Ireneo, questo secondo personaggio, il tipo, era stato identificato, perché Paolo non conosca l'espressione, come l'anticristo della prima. Dopo Ireneo, questa interpretazione diventa un luogo comune, il nome di Ippolito, Richard, Tertulliano, Agostino, ed è diventato un luogo comune. E quello che vorrei sottolineare è che ogni volta in questa interpretazione dell'Anticristo, sempre l'Anticristo è un personaggio in carne e ossa, un personaggio storico, per esempio Nerone, l'identificazione con la moda è Nerone, o anche quando si tratta del personaggio immaginario, come un tale Latenos, Tetanos, sempre però un uomo in carne e ossa, come giustamente sottolinea Tetanos, non è un demone, no? È un uomo, un personaggio storico. Siamo nella storia. E allora, non è questo allora, l'antichismo, chi è allora invece questo potere che trattiene? Faccio la parola a Agostino che riassume un po' quali erano le interpretazioni a suo tempo che non sono. Agostino dice, ma noi non sappiamo che cosa voleva dire l'Apostolo, che significa infatti che il mistero dell'iniquità è già in atto, solo colui che ancora trattiene finché non sarà messo da parte, finché l'iniquo sarà rivelato. E Agostino dice, confesso che non capisco quello che dice, tuttavia non lascerò l'interpretazione che se ne dà. E cita due punti di interpretazione, sostanzialmente. Uno che dice, questo potere che trattiene è l'impero romano. L'impero romano, e poi allora quindi coloro che sostengono che è l'impero romano, poi pensano che l'anticristo sia a Roma, eccetera. Agostino dice la grande presunzione di queste ipotesi non cerca di sorprendere, però aggiunge che tuttavia è molto possibile che le parole dell'Apostolo si riferiscono proprio all'impero romano. Il secondo gruppo di interpretazioni che cita, vede invece il potere che trattiene con la conseguente apparizione dell'Anticristo, qualcosa che riguarda invece la Chiesa. Cioè, dice Agostino, altri pensano che le parole dell'Apostolo si riferiscono unicamente ai malvagi e agli ipocriti che sono nella Chiesa, fino al momento in cui il loro numero formerà il popolo dell'Anticristo. E questo è il mistero dell'iniquità, lo che è nascosto. Anche se Agostino non decida chi sono questi attori che fanno queste due interpretazioni, facile interpretarli. La prima interpretazione, quella che vede il potere che trattiene nell'impero romano, è identificabile comunque sul segno di Girolamo, che va in testa, perché quella della lettera variante, ma dice proprio chiaramente questo: il potere, quello che Paolo intende dire è l'impero romano, solo che non lo può
e chiaramente la frenesia delle persone. Il secondo gruppo invece che ci interessa ora di più è quello che ci dice che passo di Paolo si riferisce alla Chiesa, all'elemento mandato della Chiesa, anche questo è facile identificarlo, proviene da Ticonio. Ticonio è un personaggio interessantissimo, a cui il cardinale Ratzinger ha dedicato lo studio nel 1956. È importantissimo perché senza Ticonio non ci sarebbe la città di Chiesa, la città di Chiesa così non avrebbe questo studio di Ticonio. Ticonio ha scritto la riforma, cioè c'è stato conservato soprattutto il suo Liber Regularum, che è considerato come un primo testo sull'ermeneutica di Tessità, che non è stato soltanto questo, perché con un veramente gesto geniale, simile a quello di Walter Benjamin, Ticonio ritiene che la dottrina coincida con le regole dell'interpretazione, cioè quindi esponendo le regole dell'interpretazione della scrittura si espone a quella che ci darebbe la seconda regola, che si chiama appunto dei domini corpore di Cristo, il corpo della Chiesa, cioè la Chiesa, è diviso. È diviso, quindi c'è cioè una parte della Chiesa nera, fusca, e c'è una Chiesa nera, parte degli giusti, nello stato presente le sue Chiese sono indissolubilmente confuse, mischiate, anche così, no? E però si divideranno al momento decisivo, alla fine del tempo. Dice Ticonio, questo avviene dalla passione del Signore fino al momento in cui la Chiesa che trattiene, la Chiesa, uscirà dal mezzo del mistero del crimine. Lui conosce evidentemente una versione della lettera che si leggeva al mistero. Quindi uscirà da quello del crimine, e perché al momento venuto città sarà rivelata, come dice l'apostolo. Interessantissimo, questo mostra quindi che Ticonio, che quest'epoca quindi conosceva un tempo scatologico, in cui sarebbe avvenuta la separazione delle due chiese e dei due popoli. Quindi c'era già ben formata a quest'epoca una scuola di pensiero che vedeva il catecon, Cristo nel suo connesso, nella Chiesa. E quindi nella Chiesa anche il ritardo della famiglia. Dunque, questa è soprattutto questa interpretazione, è avuto una lunga storia, e ci sono due, secondo me, della modernità, due, ci sono solo due punti importantissimi, però, che corrispondono a queste due tesi. Alla prima, quella che si vede nel caffè con l'impero romano, è naturalmente la posizione di Carl Schmitt, come sapete, ritiene che l'unico modo possibile di considerare la storia dal punto di vista cristiano è quella di vedere l'impero, in generale, non di un potere di istituzione, ma un potere statuale, l'elemento che interviene alla fine del mondo. Questo lo dice nel suo libro sulla nostra della Terra, ma già nel 1948, in una nota curiosa, forse ironica, di diario, scrive: per ogni epoca degli ultimi 1948, si deve nominare un elemento di fuga della catecca. Il posto non è mai rimasto vuoto, altrimenti noi non saremo qua. Cioè, si direbbe c'è stata la. Ecco, la seconda ipotesi, invece, quella che vede nella Chiesa, catecca, il passo Paolino, è quella di Ilice. Ilice viene sentato dal Ticonio. Come sapete, secondo Ilice, il mistero di Iniquitati non è altro che la corruzione ottima. Perversione della Chiesa, che concedendosi come una società perfetta e istituzionalizzandosi come tale, e istituzionalizzando il comando cristiano dell'amore, ha fornito allo Stato moderno il modello della sua presa in carica dell'umanità. E nella perspettiva di Ilic, che è anche quella di Nicolò, la Chiesa e l'Anticristo sono distinti, ma in qualche modo coincidono, perché dallo seno della Chiesa nera che esce il popolo dell'Anticristo. E quindi, appunto, in un certo senso, la Chiesa è insieme il fratello e l'Anticristo. Quindi, qui la difficoltà della Chiesa è cercare di ritardare la modernità che questa stessa fa. Per
Questo deve fare una definizione perfetta della Chiesa oggi. La Chiesa oggi cerca con tutti i mezzi di ritardare la modernità che la Chiesa stessa ha fatto, si impone per porre dei limiti a qualcosa che secondo me dice anche lui questa sera di anni, secondo me non è tutto finale. E quello proprio volevo sottolineare, quello che mi interessava sottolineare, perché sono tornato a questo passo, perché volevo sottolineare passo un pochino, il fatto che Paolo si riferisce a momento destro, momento ultimo, alla fine dei tempi, che per lui però è una sorta di abbreviatura o di scorcio della storia. Comprendere quindi questo mistero dell'iniquità significa comprendere qualcosa che concerne l'escatologia, che concerne quindi questo dramma, questo scorcio drammatico della fine dei tempi che appartiene alla fine. Se ricordate Paolo, non dice chiaramente che nell'escaton non ci sono più interpretazioni tipologiche, metaforiche, non si può dire a questo è la figura di quest'altro. No, la fine dei tempi c'è solo storia. Non si può fare interpretazione tipologica. E quindi si tratta di dramma storico. Ed è appunto nella prospettiva di un dramma storico che vorrei leggere passo e quindi il senso ultimo dell'espressione mistero. Che cosa significa? C'è una tornata di mistero. Cosa significa mistero? Perché il mistero dell'anomia è un mistero di unità. Che cosa significa questo che Agostino chiama oscura verba? Sono veramente oscura o iniziano? Innanzitutto, che significa la parola mistero? Voi sapete forse che sull'interpretazione corretta di questa parola, Otto Carmel, il movimento liturgico al suo seguito, ha fondato il suo progetto di rinnovamento della Chiesa a partire dalla liturgia. Quindi, per gli studi, tratta di mostra che la parola greca mistero non vuole affatto dire dottrina nascosta, solo una nascosta, voglio dire, chi conosce il greco sa. Cioè qualcosa che uno potrebbe formulare in un discorso, ma che è proibito formulare. Dice tanto il termine mistero, dice mistero, designa al contrario una prassi, un'azione, un dramma, quasi in senso teatrale, cioè dei gesti, degli atti, delle parole, attraverso i quali un'azione divina si mostra, si realizza nel mondo per la salute di coloro che partecipano. Adesso per questo veramente Alessandrina può chiamare i misteri dramma mistero. Ecco, io adesso non ho citato Carmel, ma non intendo affatto prendere posizione sulla sua tesi, che questo significa allora il primato della liturgia sulla fede, sul dogma. Assolutamente, ma dal punto di vista filologico, Carmel ha assolutamente ragione, adesso è questa la stessa opinione espressa dal grandissimo filologo che aveva fatto un po', che già nel 1655 aveva inserito la parola mistero, che non significa una dottrina nascosta. Quello che vedevano che mi piace, una sperimentazione teatrale, una fantomina, come dicevo. E adesso non è il caso di analizzare, vedete che la parola mistero compare fortemente in molti testi di pace cruciale delle lettere di Paolo, non ho fatto dell'analisi che non vi leggo ovviamente per non annoiarvi, ma che vi riassumo, ecco, anche in Paolo, se lo si legge con cura, è chiaro che la parola mistero non significa una cosa nascosta, anche io una cosa nascosta, ma significa che la saggezza di Dio si esprime nella forma di mistero, cioè di dramma storico, il dramma della passione, della risurrezione, cioè in eventi realmente storicamente avvenuti, che coloro che hanno iniziato non capiscono, e coloro invece fedeli che capiscono che si tratta e traggono la salvezza. Quindi, secondo che si passa in Paolo, la fine dei tempi. Storia e mistero, spero nel senso di dramma, identica, no? Si identificano integralmente. Per questo Paolo può parlare di una